Siamo in diretta con il candidato del PD, Diego Crivellari. Commentiamo un po' come stanno andando i risultati di queste regionali. Cosa ha fatto il PD a Rovigo? Ma intanto commentiamo quella che per quanto riguarda il Veneto e anche il Pugliese ne è un dato clamoroso per quanto riguarda l'affermazione di Zaia. Dai dati in nostro possesso, ecco, il PD in Polesine, nonostante insomma, la debacle complessiva è andato meglio che in altre province, questo è un dato che non sappiamo ancora se può far sperare, ecco, per l'attribuzione anche di un seggio da minoranza, quindi saranno, come dire, ore anche di passione, ecco, di calcolo per capire se scatta questo seggio. Per quanto mi riguarda, credo che in giro per la provincia ci sia una buona affermazione, insomma, che è il segno di un radicamento personale, ma anche del lavoro di squadra che è stato fatto da diverse persone, volontari, dirigenti di partito, insomma, in queste poche settimane. Lorenzoni evidentemente ha avuto troppo poco tempo per presentare il suo progetto, per farsi conoscere, ha scontato le settimane del lockdown, la sua stessa evidentemente sfortuna, ecco, di incappare nella malattia anche in campagna elettorale, ed è evidente quindi che partivamo già con un forte handicap rispetto alla popolarità di uno Zaia che sapevamo essere molto forte. Adesso non ho visto ancora il dato della sua lista, ma insomma è un dato quello che da solo ci fa capire come evidentemente per noi si trattava di scalare una montagna troppo ancora difficile, ecco, si può dire. E quindi aspettiamo adesso di maturare anche i risultati di tutti i comuni. Ad esempio mi sembra che per il centro-sinistra anche nel comune di Rovigo ci sia un dato più interessante che in altre realtà. In alcuni comuni, per quanto mi riguarda invece San Martino, Ariano, visto che sono addirittura il candidato più votato, quindi insomma, adesso stiamo in attesa di recuperare i dati a livello provinciale. Sicuramente di fronte a una sconfitta come questa, io penso che però per il PD in Veneto e non solo in Pugliese si apre una fase di forte riflessione, ecco, nel senso che una minoranza ridotta, ecco, ha dei dati così poco significativi e deve interrogarsi su come tornare a dialogare con la società veneta, come essere un riferimento credibile nei prossimi anni, come farlo ripartire dai giovani, dalle donne, dalle energie vive che pure ci sono, io ne ho incontrate tante in questa campagna elettorale. Però evidentemente così come è strutturato oggi in Veneto il centro-sinistra non è una forza attrattiva, questo bisogna ce lo diciamo, e quindi che abbiamo da subito una riflessione importante perché non si perde, diciamo, un minuto di più anche a partire da domani. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonanotte.